da sempre ispirata alla salvaguardia dell'ambiente e all'uso sostenibile delle fonti energetiche, Land Green inaugura questa nuova sede qui a Misano Adriatico, una sede molto particolare perché? Perché ci siamo sforzati di ottenere tutti gli elementi naturali, di portarli qui dentro per il benessere dei dipendenti e anche per chi ci viene a trovare, e soprattutto perché abbiamo deciso di mettere un campo fotovoltaico sovradimensionato, proprio perché tutta l'energia che noi non andremo a utilizzare andrà nella comunità energetica aziendale, dove ci sono solo i dipendenti, e quindi tutta l'energia che venderemo in rete sarà un benefit a tutti gli effetti per il welfare aziendale. E quindi è molto importante che anche altri imprenditori dicano: ok, io non ho il campo fotovoltaico, ma inserisco i miei dipendenti dentro la comunità energetica aziendale di Plan Green, che non è di Plan Green esclusivamente, e decidano di dare la loro contemporaneità, di inserire i loro dipendenti per dare anche a loro un benefit alla fine dell'anno. Quindi è importante essere una comunità, perché qui si genererà energia e qui verrà consumata la stessa energia. Quindi investire significa anche risparmiare, oltre che far bene all'ambiente. Sì, assolutamente. Secondo noi non c'è neanche bisogno degli incentivi per quanto riguarda l'investimento nelle energie rinnovabili, perché già economicamente sono vantaggiose. Noi lavoriamo con grandi aziende da 10 anni e il nostro lavoro è quello di spiegargli che la comunicazione sulla sostenibilità ambientale dell'azienda è qualcosa che è secondario, perché già a livello economico è conveniente fare quel tipo di investimento, sia che lo facciano loro sia che lo facciamo noi, perché poi il nostro core business è investire noi negli impianti dei nostri clienti e fatturare meno del risparmio che garantiamo anno dopo anno. Paolo è una carissima persona che conosco da tanti anni, ho fatto l'amministratore locale, quindi abbiamo avuto modo di confrontarci ma anche di portare avanti dei progetti. Quindi è stato capace sin tanti anni fa di porsi un obiettivo sfidante e oggi lo realizza, ma lo realizza insieme ad una serie infinite di aziende che hanno già investito. Il futuro si gioca su questo, bisogna anticipare le azioni e soprattutto rendere quello che appunto diceva Paolo, sia in termini economici di risparmio, ma soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. È un dibattito molto acceso in vari ambiti, ma soprattutto anche da parte di varie forze politiche. Credo che l'obiettivo comune sia quello di salvaguardare il nostro pianeta. È un progetto molto, come dire, interessante, innovativo, che noi amministratori dobbiamo, come dire, accogliere subito e intervenire velocemente, sia per una questione legata, come dire, a un risparmio immediato sui bilanci comunali e di conseguenza sulle tasche dei cittadini, sia per una questione anche, come dire, di condivisione, di socialità, perché i proventi della comunità energetica poi dopo possono, come dire, andare a calmierare anche le bollette di chi ha partecipato indirettamente alla comunità. Noi stiamo già organizzando il giorno 21 di marzo un convegno, e quindi sposiamo molto, molto, come dire, caldamente questo tipo di attività, di progetto, e spero che presto nel nostro comune, insomma, vedremo, come dire, la comunità energetica costituita con i pannelli fotovoltaici montati sulle coperture degli edifici pubblici e non. Avere un'azienda di questo tipo su un territorio comunque sia per noi è importante, perché va a rafforzare quella che è la nostra visione di città ma anche di territorio, perché anche i colleghi vedo che sposano sempre di più questo indirizzo e questa visione di città. Noi siamo felici di avere questa azienda sul nostro territorio e speriamo anche presto di collaborare con questa azienda, perché la comunità energetica è una delle novità, insomma, di questo periodo. Ci sono tanti che investono in questo settore e noi vogliamo essere come comune molto partecipi e molto attivi su questo settore. La comunità è una comunità di persone che va al di là delle singole istituzioni e dei soggetti che rappresentiamo, perché c'è una visione più alta, e questo territorio devo dire che lo hanno saputo cogliere molto bene. Misano, Riccione, la provincia di Rimini, la zona sud nel suo complesso, quindi è veramente un elemento di grande orgoglio culturale innanzitutto, perché poi noi dobbiamo trasferire delle idee, dei valori che rappresentano la cultura del nostro tempo e ovviamente anche istituzionale e politico.